Buonasera a tutti quelli che ci seguono. Sono come al solito Dania Casale, addetto stampa della Federazione Scacchistica Italiana, per il nuovo appuntamento che ci concede Oa Sport. Questa volta invece abbiamo esaurito, diciamo, l'elemento culturale con l'incontro con Mario Boffo settimana scorsa. Questa volta entriamo più nel tecnico ed è un argomento che tutti noi scacchisti ci coinvolge moltissimo, ecco, è precisamente quello della riforma dell'Elo che la FIDE ha messo in campo e partirà dal 1 marzo. Abbiamo chiamato quello che è il maggiore esperto in Italia, anche perché è l'uomo che per la FSI, per la nostra federazione, gestisce l'Elo ed è. Quindi saluto Leonardo Bartolini. Ciao Leonardo. Buonasera, buonasera Nania. Allora, Leonardo Bartolini è un uomo importantissimo perché quando perdiamo Elo, ce lo toglie lui sostanzialmente, almeno dal punto di vista amministrativo. Noi dovremmo giocare meglio, però Dal punto di vista questo è tecnico, dal sì. punto di vista tecnico è così. E io inizio molto semplicemente, vabbè, partiamo proprio dalla base. Che cosa succederà il 1º di marzo? Ecco. Dal 1º di marzo ci sarà una compressione delle liste allo FIDE. Il punteggio minimo non sarà più il 1000 che è adesso, ma sarà 1400, per cui non sarà più possibile avere punteggi da 1000 a 1400 e quindi ci sarà una sorta di cambio rispetto a quello che stava avvenendo negli ultimi anni, perché ormai la tendenza era quella, una deflazione, no? Verso il basso del punteggio, e quindi si avrà una compressione, appunto. Il punteggio più basso sarà 1400, ci sarà un po' di incremento per tutti, perché sarà dato un bonus a tutti i giocatori che si troveranno a fine febbraio a una situazione di meno di 2000 punti allo FIDE. Sia nello standard che nel rapid che nel blitz. Questo è Non ti fantastico. nego che questa notizia, come dire, ha riempito di soddisfazione molte persone, tra cui il sottoscritto, perché in effetti tutti noi che abbiamo abitudine di gioco, che giochiamo da anni, negli ultimi anni ci eravamo chiesti se il cervello era andato in pappa, oppure meritavamo veramente questo crollo di Elo che hanno registrato quasi quasi tutti i giocatori normali, diciamo. Da cosa era dovuto in realtà questo crollo di Elo, oltre che da non Allora, ancora voler giocare? il crollo dell'Elo è dunque, chi si è occupato a livello internazionale di studiare questa riforma ha verificato quali sono stati i punteggi realmente ottenuti nelle partite giocate negli ultimi 14 anni, diciamo, e si è notato che i risultati ottenuti erano più bassi dei punteggi attesi da parte dei giocatori che avevano più elo, quindi chi giocava contro giocatori che avevano meno elo otteneva meno percentuale di quelli che erano in realtà i punti attesi. E con l'elo d'ingresso a 1000, quindi molto basso, le differenze di punteggio nelle partite erano molto alte. E in realtà lo spread, quindi la differenza in realtà reale di elo che c'è a tavolino giocando, quindi considerando milioni di partite, quindi non una statistica su poche Certo. partite, ma stiamo parlando di milioni di partite nel corso di una decina di anni almeno, si è notato che in realtà la differenza era minore di quella che è su carta, e quindi dopo analisi è stato deciso dai piani alti, diciamo, di comprimere l'elo e quindi dare la possibilità di avere un minimo di 1400. Questo, tra l'altro, a livello nostro italiano, poi vedremo più avanti, comporterà anche dei benefici anche dal punto di vista di Cioè, in categorie e tutto il resto, come soldoni ci saranno. entravano giocatori che avevano un elo molto basso e che però non era giustificato dalla loro reale forza di gioco. Allora, Quindi. guarda, ti posso dire che nel 2010, a gennaio, c'erano circa 17.000 giocatori che avevano un elo compreso, diciamo, inferiore ai 1.800. A gennaio 2023 i giocatori che avevano un elo inferiore a 1.800 erano circa 269.000. Ok, Questo a quindi nel livello giro di... mondiale, A livello ovviamente. mondiale, sì, ovviamente, visto che le riforme si fanno a livello mondiale, la FIDE le fa a livello mondiale, Certo.
parlavo a livello mondiale. Quindi la Fed ha cercato di mettere un freno a quel che poteva essere una costante deflazione, anche perché sempre a livello mondiale il numero di giocatori che era over 2200 a livello mondiale dal 2010 al 2023 non è cambiato ed è sempre circa di 20.000 giocatori ogni anno. Quindi rimane costante la soglia massima e invece cresce a dismisura la soglia dei giocatori chiamati scolastici, insomma, quelli con pochissimo punteggio. Che poi sono anche il nervo portante, Sono credo, di coloro tutte le che federazioni del movimento, gli insomma. amatori sono fondamentali, Ecco, ma certamente. sbaglio se dico che questa deflazione dell'elo, cioè questa tendenza al calo continuo, ormai aveva toccato anche la categoria dei maestri, maestri internazionali, e stava arrivando a lambire anche i grandi maestri. Ecco, con Allora, che meccanismo? dunque, sempre chi il matematico che si è occupato di studiare il fenomeno nel corso degli anni ha notato che iniziava a esserci una sorta di deflazione a livello già di 2600, quindi stiamo parlando di grandi maestri Sì, già affermati. come Moroni E praticamente. sì, e praticamente quindi. Scendendo sempre di più, questi giocatori giocando sempre più spesso, perché i top GM giocano praticamente, quindi ancora più alti, giocano spesso tra loro, in tornei tra loro, in chiusi, e Certo. quindi il fatto della deflazione lì non si nota perché comunque portano elo e se lo, tra virgolette, se lo passano, passami il termine, tra loro nei tornei. Mentre invece chi va a giocare i tornei open, per esempio, laddove si va a giocare con giocatori con anche molto meno elo del proprio, si è notato che le differenze di punteggio che corrispondono alla percentuale di punti attesa partita per partita non erano quelle attese da chi giocava con giocatori con meno elo. Quindi si va sostanzialmente a distribuire, si andava a distribuire fino a marzo, si andrà a distribuire elo laddove insomma ce n'è meno. Quindi si va a perdere, via via ci si indebolisce. Su 100 partite giocate si regalano un po' di punti elo, figuriamoci su 1.000, su 1.000. Tutto qua. Quindi. E Questo quindi è il concetto. e questo fa pensare, per esempio, questo per una riflessione faccio io, non è Sì. necessario che tu lo confermi, che alcuni giocatori italiani in crescita, io pensavo proprio a Moroni, che ha fatto una fatica enorme ad arrivare a 2600, forse in una situazione come quella che si configurerà dal 1º marzo avrebbe fatto un po' meno fatica, poteva già essere ancora più in alto. Allora, dunque, considera che per stessa ammissione di chi ha ideato questa riforma, ci sarà necessariamente una inflazione di elo, quindi portare più elo ai giocatori over 2000 perché beneficeranno del fatto che giocatori che avevano poco elo e quindi contro i quali avrebbero guadagnato pochi punti, da marzo inizieranno a guadagnare più punti e quindi questi stessi che avranno più punti daranno più punti a questi giocatori, quindi ma non magari al 2600 perché magari continueranno a non giocarci direttamente, ma magari daranno più Certo. punti al 2200 che salirà, avrà più punti e magari quando andrà a giocare con il 2600 non avrà 2002 ma magari avrà 2003, dico così per dire, ok? Esatto, Quindi è tutto a a piccoli gradini, cascata, esatto, si va tutto a cascata, esattamente, quindi a piccoli passi, sì, esatto. Esatto. Senti, io ti faccio l'avvocato del diavolo, perché poi in realtà, diciamo la Sì. verità, il 90% degli scacchisti è contentissimo di questa riforma. Però faccio l'avvocato del diavolo e ti chiedo queste cose. Sarà anche più facile entrare come punteggio, con un punteggio relativamente alto. Non si rischia che giocatori, mentre prima giocatori anche molto forti entravano bassi, perché giocavano tutti con avversari molto bassi, adesso magari si sono giocatori, tra virgolette, abbastanza schiappe, con un paio di patte, poi le due patte a 1800 teoriche che vengono calcolate, magari entrano molto alti, a 1800, a 1850, non è qualcosa che tende a falsare un pochino il gioco, il meccanismo. Allora, dunque, il nuovo metodo in effetti inserisce rispetto a ciò che è adesso due patte teoriche contro giocatori che hanno 1800. Quindi da una parte è stato calcolato che non si potrà più entrare con un punteggio superiore a 2200, mentre dall'altra c'è da dire che, come dicevi giustamente, si andrà un po' a innalzare quella che sarebbe stato il punteggio medio generale.
Però sempre chi ha ideato questa riforma ha voluto far sì che si cercasse di fare in modo che i giocatori entrassero non più tanto bassi per poi togliere, tra virgolette, togliere punti ai giocatori con più rating, che è un po' quello che avviene adesso. Un giocatore entra con 1000, 1100, poi diventa forte, studia, prende lezioni, quel che è, e poi va a togliere tanti punti dai giocatori molto più alti in Elo, perché le differenze di punteggio reali non sono quelle che sono attese, insomma, quelle come dicevamo prima. Certo. E quindi sì, effettivamente c'è un po' di secondo, ci potrebbe essere un po' di inflazione verso l'alto, come dicevamo. Poi dal punto di vista delle categorie nazionali, se vuoi, vediamo tra un po' Dopo lo vediamo perché come vuoi. vogliamo fare un piccolo scoop, esatto. Ti faccio un'altra obiezione. Cioè, molti dicono uno dei problemi che non è stato toccato da questa riforma è quello del K, cioè del moltiplicatore. Che forse non era meglio togliere il K40 ai ragazzini oppure renderlo un pochino più rigido? Non era forse meglio invece togliere, ridurre di nuovo il K dal 15 al 10, come era per i giocatori più Come esperti, per una 15, volta? Tu che 10, cosa ne 15, pensi? 25. Allora, dunque, prima sì, fino a quando decennio fa era 10, 15, 25, no? Sì, Però no, ti 20 dico adesso che per noi. sì, no, sì, no, lo so, adesso è 10, 20, 40, no, lo so, dicevo un decennio fa. Semplicemente è stata fatta un'altra modifica, oltre il capo non è stato toccato, ma c'è una modifica che magari viene considerata un po' meno perché i giocatori più pensano più al bonus che prenderanno. C'è un'altra modifica che è quella relativa al ripristino dei 400 punti di differenza per tutte le partite, anziché come è successo nell'ultimo biennio, praticamente soltanto per una partita. Cosa succedeva? Che il 2500, dico 2500 giusto per dirti un punteggio Sì, teorico, certo. se avesse giocato un torneo di 9 partite contro 9600, quindi 900 punti di differenza, con il regolamento in vigore oggi, gennaio 2024, avrebbe guadagnato, pur vincendole tutte, quindi ammettiamo 9 su 9, avrebbe guadagnato 0,08 di K per una sola partita, mentre per le altre avrebbe guadagnato 0 punti. Ok? Quindi gli altri 8 giocatori gli avrebbero portato 0 punti Elo e un solo giocatore gli avrebbe portato 0,08 di K da moltiplicare appunto per il K. Adesso da marzo di nuovo viene reintrodotta la regola dei 400 punti per tutti, quindi si tornerà di nuovo a guadagnare il punteggio fissato a 400, quindi una differenza di più di 400 punti rimane una differenza di 400 punti, quindi non più il punteggio con differenza reale, perché adesso laddove si giocava una partita, anzi due partite con differenza di 900 punti, per esempio, la prima volta si perdevano in caso di 0 su 2, un torneo che va male, la prima volta perdevi con il giocatore con il punteggio più basso, perdevi 0,92, anzi, scusami, perché il massimo era Certo. 0,92, mentre con l'altro giocatore, se la differenza era superiore a 785, perdevi comunque un K intero, quindi guadagnavi 0,0 di K e perdevi un K intero, quindi non potevi fare altro che a lungo andare a perdere Elo. Quindi è stato ripristinato questo 0, non è cambiato il K, ma quantomeno è ripristinato questo, che va a limare un po' questa questione. Il fatto del K40 invece sugli under 18 è rimasto, ma questo ormai, insomma, ci siamo abituati. Diciamo che questa riforma potrebbe anche incoraggiare anche alcuni grandi maestri a giocare di nuovo gli Open, perché ormai non li giocavano più, perché il rischio di fare una patta e perdere un botto di Ma punti. potrei dire anche nei prossimi mesi a incoraggiare qualche maestro internazionale a provare a arrivare al 2500, magari, perché con questa inflazione che nei prossimi mesi, della quale nei prossimi mesi si vedrà l'effetto, non subito, Certo. potranno guadagnare più punti con giocatori contro i quali solitamente ne guadagnavano meno e potrebbe portarli a essere di nuovo attivi, per esempio. Mi viene in mente questo, o maestri FIDE o così via. Insomma, Ecco, tutto a scala. veniamo adesso a un altro tema caldo. Prima di tutto io ti chiedo, ma è vero che siamo solo in Italia che abbiamo ancora le categorie nazionali, terza, seconda, prima, o sono No, anche altrove? anche altrove, un po' qua, un po' là ci sono. No, la struttura che abbiamo noi, cioè, ogni federazione è libera di averle o non averle alla fine. Quindi noi ne abbiamo tre nazionali più candidato
maestro e Maestro maestro nazionale. italiano, con delle quali tutte tranne una richiedono semplicemente raggiungere un certo punteggio, mentre per maestro nazionale serve anche una o più norme a seconda del numero dei turni, che è una performance particolare in un particolare torneo. Ecco. Ecco, qui mentre diciamo il favore verso l'aumento dei punti è generale, invece non è molto meno generale la conseguenza che se ne trae, perché se tutto rimane immutato, ci saranno moltissimi giocatori che passeranno di categoria il 1º marzo senza neanche muovere un pedone, cioè Senza chi neanche muovere un avrà, pedone, chi esatto. potrebbe addirittura passare da essere un NC a diventare seconda nazionale. Per molti questo è assolutamente ingiusto. Io qui dico che anticipo che l'intenzione della federazione è di non cambiare nulla, quindi di non mettersi assolutamente a cambiare le regole di raggiungimento delle categorie in questa situazione, e quindi di lasciar fare, diciamo, all'elo. Tu come la vedi questa? È proprio ingiusto oppure è una conseguenza naturale di questa riforma? Sai, queste sono questioni poco tecniche, nel senso che l'indirizzo che dà la federazione è quello che prendiamo, no? Alla fine, per cui Certo. se la federazione decide che le categorie rimangono quelle che sono adesso, quindi terza nazionale 1500, seconda 1600, prima 1800. Quelle rimangono e ne prendiamo atto, no? Non è, cioè, non è tanto questo. Ti dico che attualmente, per come era la situazione a dicembre, ora non ho visto quella di gennaio, ma per come era a dicembre, si configureranno circa 5.000 promozioni, ok? Poco più di 5.000 promozioni, perché alla fine, visto il bonus che sarà graduale, ovvero meno elo hai, più bonus prendi, fino a un massimo di 400, ti Certo. dico che praticamente chi ha almeno 1166 diventerebbe 1500 Quindi praticamente. terza nazionale. Con le categorie nostre, sì, alla fine non interessano ovviamente le categorie Certo. nazionali perché non ci sono. Chi Certo. ha almeno invece 1333 diventerebbe seconda, e chi ha 1666 diventerebbe prima nazionale da marzo, quindi tra un mese e mezzo diventerà, insomma, anziché diventerebbe, dico diventerà a questo punto. Quindi chi è nella fascia tra 1333 e 1500 farebbe il doppio salto, insomma, da NC a seconda categoria nazionale. Sì, se non era già terza nazionale, sì, in questo caso sì. E quanti resterebbero? Ecco, un'altra obiezione è che poi resterebbero pochissimi NC, praticamente solo i giocatori tra 1400 e 1500. Quanti sarebbero? Sarebbero proprio Esatto. così pochi, Non ho più o meno. calcolato, sinceramente non ho calcolato. Comunque sarebbero tutti quelli che si trovano in una condizione di elo inferiore a 1166. Non ho visto quanti sono in questo mese, comunque. Esatto, non credere che siano così pochi perché, come ti dicevo, sia a livello mondiale c'è una grande crescita di livello di ingresso abbastanza basso, no? Sulla soglia minima, Certo. e anche a livello nazionale c'è un certo incremento negli ultimi anni di ingresso con poco elo, così come ci sono giocatori che nel corso degli anni scendono sotto la soglia minima dell'elo e quindi lo perdono, dell'elo fide, intendo, Poi quindi su questo ti anche faccio questo. un'altra domanda. Invece però volevo chiederti questo, ma in generale questa riforma dell'elo, e questo si riversa anche sulle categorie, non potrebbe essere considerata di fatto un risarcimento di un elo perduto, diciamo per motivi tutto sommato extratecnici? Un risarcimento per elo perduto, Quello che bravo. ti dico Dunque, io, cioè la terza nazionale che diventa seconda. sì. Forse in una situazione diversa di elo, diciamo più regolare, meno deflattivo, lo sarebbe diventata comunque a quel punto lì, insomma. Sai, in realtà, l'elo verrà dato a tutti, quindi anche ai giocatori che erano già in perdita, magari, quindi chi era già in perdita lo recupera da questo punto di vista. Quindi non soltanto ci saranno sia i nuovissimi, cioè quelli che entreranno già Certo. in lista a febbraio, avranno già il bonus a marzo, quindi loro sono i nuovissimi, anche quelli che iniziano in questo mese, sia chi magari era leggermente in perdita, vuoi per motivi anagrafici, no? Perché
Eri già in perdita di suo. Vuoi per questa deflazione, quindi questi punteggi attesi che non vengono rispettati? Non è stato considerato tanto un risarcimento danno, ma quanto proprio un ridurre lo spread proprio che c'è tra la reale differenza di lo che si vede alla scacchiera piuttosto che quella che è scritta sui regolamenti. Hanno cercato di mettere un freno in questo modo. E ti aggiungo che attualmente, cioè questo è quello che entrerà in vigore a marzo, doveva entrare in vigore al 1° gennaio, ma entrerà in vigore il 1° marzo. Teoricamente è una cosa che sarà fatta una volta nella vita, ma la FIDE monitorerà se questa riforma avrà i suoi effetti, cioè gli effetti sperati oppure no, altrimenti ci saranno dei ritocchi in futuro, non in tempi specificati, ma ci saranno eventualmente. Ecco. Ti faccio un'altra domanda. La riforma prevede esplicitamente che chi scende sotto i 1.400 poi debba rifare di fatto la norma per entrare La sì, la tranche. Sì, nella sì, sì. Sì. tranche, nel punteggio FIDE. Anche questo non può provocare un effetto paradossale. Cioè io adesso sono un giocatore modestissimo, 1.050. Conviene quasi scendere sotto i 1.400 e provare di nuovo la fortuna tentando una tranche che magari mi porta molto in alto. Potrebbe essere un effetto un po' paradossale, no? Questo è, ora, non vorrei incitare il sandbagging, no? Si chiama sandbagging, questo fenomeno, ovvero perdere punti Elo Sì. appositamente per poi gonfiarli in un altro momento. Quindi spero che poi non si verifichi un fenomeno di questo tipo nei tornei. Contiamo sull'orgoglio degli scacchisti, sa. Esatto, contiamo sul fatto che vogliano arrivare ad ottenere le categorie che pensano di meritare giocandola sul campo senza perdere appositamente per poi rientrare con lo più alto. Almeno questo Però penso. è una cosa concepibile, insomma, tutto sommato. Paradossalmente è concepibile anche perché si aggiunge una doppia patta con due giocatori con 1.800 e poi ti aggiungo anche che a differenza di quello che avviene adesso, per entrare nella lista Elo, se si otterrà più del 50% dei punti nella tranche, si andrà a vedere la performance reale, anziché aggiungere mezzo K, quindi 20 punti per ogni mezzo punto in più di quelli ottenuti oltre il 50%. Per cui è stato calcolato Ancora. appunto che più di 2.200 non si potrà comunque avere di ingresso, ma non è un problema questo. Certo, non è un problema, anche perché se uno entra già con 2.200 ha grandi prospettive. No, sì, Senti, infatti sarebbe già il massimo possibile col nuovo metodo. abbiamo sviscerato direi l'argomento da tutte le parti, però abbiamo ancora 7 minuti e io voglio Manca togliere. forse, non so se forse manca Dimmi. qualche. No, stavo pensando se mancava qualcosa oppure no. Dunque, ti ho già detto che è stato suggerito di fare la compressione anche per il Rapid e per il Blitz, Sì, quindi ecco, è anche vero, le quello anche altre. Rapid e Blitz avrà la compressione, giusto? Sì, perché comunque ci sono giocatori che sono interessati anche soltanto a giocare i tornei Rapid e Blitz, per cui ti dico che comunque che sarà anche Rapid e Blitz e in ogni caso entrerà in vigore appunto tra un mese e mezzo in realtà, per cui è anche abbastanza vicina, quindi anche semplicemente a livello italiano anche le fasce nei singoli tornei immagino che saranno un po' da ripensare dai vari Certo. organizzatori, no? Molto, molto banalmente, proprio questioni terra-terra molto semplici, perché spesso il torneo più basso era la fascia under 1.500, parlo proprio per esperienza per tornei che ricevo, quindi la fascia under 1.500 adesso avrà molti pochi giocatori, no? Da marzo in Poco poi, o molti meno. molti meno, quindi teoricamente così, piccolo suggerimento mi verrebbe, non lo so, da dire, però. Se dovessi non organizzo tornei, ma se ne organizzassi, rivedrei un po' le fasce che ho in mente da marzo in avanti, ecco, tutto qua, però. Tornerà come una volta quando i tornei C spesso erano sotto i 1.600 ed erano anche considerati belli bassi, insomma, come Esatto, taglio. adesso di nuovo l'Under 1.600 sarà abbastanza basso, sì, perché si entrerà con più facilità con un elo più alto, sì. Senti, ripeto, mi volevo togliere un paio di curiosità che penso che siano anche altri. Perché, prima di tutto, l'Elo Italia praticamente non esiste più e non è mai più esistito, però ci sono giocatori che ancora nei tornei compaiono con 999, 999. Che cosa significa questo? Non lo Allora, so, che a me non è chiarissimo. è molto semplice. Allora, dunque, le variazioni Elo Italia non esistono più da alcuni anni. L'Elo Italia esistente è stato congelato, quindi chi aveva Elo Italia è rimasto con il suo punteggio Elo Italia. Se andasse a giocare un torneo,
quale che sia il risultato, non avrà una variazione Elo Italia, quindi zero. Le uniche variazioni che potrà avere saranno quelle Elo Fide, se conseguirà l'Elo Fide. Il fatto qual Certo. è? È che un giocatore sconosciuto alle liste, quindi nuovo per la FSI, deve essere ammesso con un qualche punteggio, semplicemente, nella lista Elo. Per Certo. cui gli devi attribuire un valore, no? Per poterlo inserire nel tabellone, per poter compilare il tabellone. Allora dicevi, poiché sono giocatori sconosciuti all'FSI, devono avere un punteggio comunque simbolico, cioè 999, corretto? Sì, 999 per poterli inserire nel tabellone, per poter compilare il tabellone in ordine di Elo decrescente, si è deciso di metterli con un punteggio inferiore al più basso in Elo Fide. Ci sono ancora in lista, prego. Però non avendo punteggio Elo, se tu giochi contro di loro non perdi Elo, non lo guadagni Non neanche. perdi Elo e non guadagni, per te è una partita not rated, no, per la Fide, quindi non valida ai fini dell'Elo. Conterà soltanto per loro, per la tranche eventuale. Una seconda curiosità, che ogni tanto però confonde le persone. La FIDE dà un identificativo a ogni giocatore. Questo è un identificativo che non c'entra niente con la federazione e lo dà solo ai giocatori quotati come con Elo. No, dunque l'identificativo viene dato ai giocatori che giocano tornei validi per Elo, per cui ogni federazione rilascia l'identificativo per i propri giocatori. Per i giocatori italiani lo rilascio io, per esempio. I giocatori con Ah. il codice FIN ITA è rilasciato da me, per esempio. Quindi ogni federazione rilascia per i propri. Quindi è rilasciato proprio dalla federazione, insomma, Sì, anche non sono tutto. sì, da quasi una decina d'anni la FIDE ha stabilito che ogni federazione rilasci il codice FIDE per i propri giocatori. Quindi è necessario che ogni federazione ci sia un momento in cui ogni federazione conosca, tra virgolette, il proprio giocatore e quindi dia l'ok per poterlo abilitare come riconosciuto sotto bandiera della propria federazione. Quindi per Quindi l'Italia io vale solo per l'Italia. vado, quindi io sono una persona che non ha mai giocato un torneo, Sì. prendo la mia tessera agonistica, vado al primo torneo, dopo aver giocato questo primo torneo, tu in persona gli dai, assegni un codice FIDE che poi si terrà, immagino, per tutta la vita, no? Esattamente, esattamente. Un codice FIDE per sempre, sì, esatto, è quello che ti rimane come un come diamante, anche il esatto. codice FSI. Senti, invece la curiosità madre, su questo ci siamo chiesti tantissime persone. Ma perché è stato scelto proprio questo range di numeri? Sapendo che l'Elo ovviamente non è una quantità, ma è una relazione, no? Perché è stato scelto proprio un range che va da 1000, da 1004 adesso a 2007? C'è un motivo reale oppure è venuta così? No, sì, in realtà il motivo reale c'è, dici, perché non 1.400 anziché 1.500 Perché anziché non 1.600, 3500-7000? no? Tanto Ah, per no, dirlo, ok, perché allora non vabbè. 500-1500? Allora, dunque, per quanto riguarda il concetto di Elo attuale, abbiamo il top che è Carlsen, che è quasi 2.900, insomma, sopra il 2.800 2800. stabilmente. So, sì, intendo sopra il 2.800 ormai stabilmente, quindi... Ok, e poi il fatto qual è? È che... verificando sempre queste analisi statistiche su circa 13 milioni di partite, sono state verificate a tempo standard, quindi un grande numero, è stata fatta, verificato anche per ogni singola differenza di punteggio qual era la reale percentuale che si otteneva nella partita, quindi il punteggio atteso e qual era l'area percentuale. Quindi si sono viste tutte le differenze di punteggio tra i giocatori, per esempio da 2100 contro i 1000, contro i 1100, contro i 1200, contro i 1300, contro i 1400 e idem i 1000 contro i 1100, i 1200, i 1300, di 100 in 100, ma anche di 5 punti in 5 punti, sempre per essere più precisi. Ed è stato notato che volendo diminuire questo spread, questa differenza che era evidentemente troppo alta tra 1000 e 2700, 2800, anche se non è che un giocatore amatore va a giocare contro Carlsen, la differenza per poter ottenere anche un numero di partite adeguatamente sufficiente, perché è stato controllato anche qual è stata la percentuale di partite giocate con tra 0 e 150 punti Elo di distanza, tra 150 punti Elo di distanza e 400, tra 400 e 700, più di 700, che sono tutti punteggi attesi completamente diversi. 1400 era un buon compromesso anche considerando ciò che gli ex 1000, cioè quelli che saranno i nuovi 1400, performavano contro tutte le altre
tipologie di giocatori, tutte le altre fasce erano di giocatori. Quindi uno spread che andasse da 1400 a idealmente diciamo 2100, perché poi la categoria over 2200 è considerata magistrale o quasi, cioè 2300 Certo. magistrale, 2200 candidato maestro FIDE, era il compromesso ideale. Quindi da 1400, i 1400, 1500, 1600 iniziavano ad avere delle performance diverse con i giocatori con elo più alto, e quindi 1400 era una buona base iniziale. Allora diciamo che questo range numerico che va diciamo da 1400 a 2008 è quello che meglio salvaguardia in qualche misura le reali differenze tra i giocatori, insomma, quello che Allora, meglio rappresenta. dunque, fino al 2800 no, perché comunque consideravano i giocatori fino a 2100, 2002, o comunque le Sì. differenze di 700 punti. Diciamo che un 2005 ti può giocare contro un 1800 al massimo una volta da Sì. qualche parte, ma proprio una volta. Quindi Sì. sicuramente non Carlsen, che va a giocare con i nuovi 1400, o un top GM Certo. che va a giocare col 1500. Però a livello di torneo open generico, questa differenza di punteggio era sembrata quella adeguata. Ridurre uno spread che attualmente può essere anche di più di 1000 punti, perché vai a prendere un 2100 che gioca un open, può giocare contro un 1050. Un 2100 Sì, adesso al massimo può certo. giocare con un 700, ecco, da marzo. Ho Questo era un capito. po' il discorso. Va bene, io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata che mi sembra abbia chiarito Niente. tutti i punti oscuri di questa riforma e andiamoci a prendere questi 100-200 punti elo, che diciamo che ce li siamo meritati, se non altro per la tenacia con cui continuiamo a giocare. Va Bene, bene, ti niente, ti ringrazio prenderà. moltissimo Prego. e niente, l'appuntamento ai spettatori fra un paio di settimane per la nuova puntata. Benissimo. Grazie a tutti, arrivederci.